Grazie Eccellenza. Oggi nell'aula consiliare viene discussa l'istanza d'arengo presentata da dei cittadini che richiedono che i cacciatori sammarinesi esercitino la libera caccia senza più l'ausilio del cane. Chi parla è stato cacciatore per tanti anni e valutare questa richiesta rimango stupito e anche allibito e spiego il perché. Innanzitutto non capisco la motivazione plausibile, ma gli astanti si sono chiesti il rapporto che unisce il cacciatore con il proprio compagno cane? L'ho chiamato compagno per più significare il legame di fiducia che si instaura durante la vita vissuta in simbiosi. Solo chi non possiede il cane per la caccia non può comprendere la sintonia, la fiducia, la lealtà e il rispetto che nasce tra il cacciatore e il proprio fedele cane. Il cane non subisce nessun tipo di violenza, anzi è orgoglioso di condividere questa esperienza con il proprio padrone e svolgere assieme questa attività ricevendo poi carezze e complimenti. In tutto questo discorso bisogna considerare che le attività all'aperto portano beneficio alle persone di ogni età, perché insieme a questo compagno si è incentivati e spinti a camminare in libertà nell'aperta campagna con il tuo amico che scodinzolando ti sta sempre vicino, oppure ti trova sì qualche fagiano per farti contento, ma fagiani che sono stati gettati e liberati dall'associazione di caccia che oggi sono altro che polli di allevamento e che quindi non recano nessun scompenso all'equilibrio faunistico. Vorrei anche aggiungere, e non trovando risposta, perché l'associazione cacciatori sammarinesi è così silente verso questa istanza d'arengo. E volevo anche mettere in evidenza che non si fa uso di questo animale solo per la caccia, perché nel periodo della chiusura di questa attività, che ha una durata di 9 mesi, il padrone, il cane, con il rapporto e il legame, oserei dire familiare, che gli si viene a creare con questo amico, sia modo di trascorrere intere giornate a camminare in campagna all'aria aperta, a beneficio specialmente di noi pensionati. Quindi, Eccellenza, per queste motivazioni, io personalmente e il partito che rappresento voteremo contro questa istanza.